l'armadio! Fidati, ritorna dentro l'armadio e vai a quel paese da dentro l'armadio! Questo video me l'avete consigliato voi ed è un video di Parkinson e Cestino, Parker e Chester, che conosciamo tutti quando vanno a comprare merda nel dark web. Ma mi avete consigliato questo video dal titolo "Esce dall'armadio alle 3 di notte". Un titolo che già ti fa pensare alle 3 di notte questo che cazzo ci fa dentro l'armadio. Reaction Parker e Chester. Tempestate di like questo video come al solito e mi raccomando il gesto sempre segomante perché il like va fatto in questo modo. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram e tutti i miei link in descrizione come sempre, tra cui anche la serie di Parkinson e Cestino, ovvero Ho comprato horror spaventoso nel dark web, link in descrizione. Vado a creare l'atmosfera e ci siamo, dai. Ecco Parkinson che ci sta spiegando quello che andrà a fare oggi insieme a Sniper Trader 20, che sarebbe in pratica Cestino, oggi in questo entusiasmante episodio. So for this episode, we received a report from a 19-year-old girl named Kayla. Kayla, una ragazza di 19 anni, li ha contattati perché ha un problema a casa sua. It's a weird thing. Ora qui non c'è Sniper Trader 20 nell'introduzione, che sarebbe Cestino, ma verrà dopo. She sent us this. Gli ha mandato anche un video, raga. Now Kayla says that she hasn't gone. Praticamente in quel video che gli ha mandato col cellulare, Dad now locks the basement. C'era un uomo, si presume, sotto un lenzuolo bianco nel suo scantinato. To her house and try to find out what's going on. Ma come minchia le trovano ste per nello scantinato per giunta? Cioè, bro, that video actually scared me. 11:02 di sera. Yeah, I know her dad deserves his privacy, but we need to find out what's going on. Si stanno accingendo ad andare verso quella casa abbandonata nel bosco, dove hanno anche girato il film La casa di Sam Raimi. Guardate che elementi fantastici. Sono veramente l'attrazione principale, diciamo, di tutto il mondo. This looks like the place. Yeah, this is the place. Sono arrivati 34 minuti dopo, esattamente alle 11:36. Le case tutte uguali, inquietanti a bestia di notte. Perché loro di notte le vanno a fare ste cose, raga, eh. Kayla. Questa è Kayla. Yeah, can we come in and talk? Okay, thank you. Ok, Kayla, thank you for letting us sit down with you. Sure. Ok, 30 minuti dopo cominciano a parlare del problema. I think there's something. Quindi a mezzanotte passa. You think there's something in the basement? Yeah. I hear things moving down there. And last night I thought there was something in my room under my bed. What? I mean, not to be rude. C'è qualcosa entra di notte nella sua stanza. They've been coming into your room. Last night I got these. E la morsa. What is it? Raga, c'ha un morso. Tipo squalo nel braccio. I don't know. Cioè colui che gli ha dato il morso, quell'essere che gli ha dato il morso in quel braccio, deve avere una bocca grossa così. Raga, ha un morso grosso così. Non è una bocca umana. Che cazzo di ampiezza ha quella bocca? È un'anaconda, cos'è? Un'anaconda, per forza. This wasn't just some sort of dream. I don't know. I've just been feeling kind of sick lately. This is kind of freaky. I want to see what's going on in the basement. Yeah, Kayla, what's your dad's job? Why is he working in the basement? He said he was a surgeon, but I've never seen him work in the hospital, only in the basement. What? Doesn't make any sense. Ok, diciamo che la cosa è abbastanza pesante, abbastanza grave. E lei ovviamente a chi si rivolge? Ai due esperti che la possono aiutare, a loro due. Se n'è andata proprio nelle mani sbagliatissime, secondo me, eh. Alright, let's check out that basement. Comunque si stanno preparando adesso. Cominciano a mettere e a settare le telecamere all'interno della casa, infatti le stanno posizionando nei punti strategici. Yeah. In pratica a minchia, così a caso le mettono le telecamere. It can't be, dude. Bro, there's a passcode. What the hell? Alright, whatever, I guess we can't put a camera in the basement. There, we got one there, it's fine.
Okay, let's just put a camera in Kayla's room. Okay, hanno sistemato tutte le telecamere, adesso le mettono anche nella camera di Kayla, le telecamere. Così la possono spiare mentre dorme, eh? Parkinson nel cestino. Furbetti. Altro che dark web, raga! Qua se ne vanno in altri tipi di siti. Avete capito, no? E loro ovviamente dov'è che vanno a dormire? In macchina. E controllano tutta la situazione tramite il cellulare di Parkinson. È 1:17 di notte. One watching the basement door and we got one in Kayla's room. Dude, that basement door is locked. I don't know what we're really expecting here. Well, let's just wait and see. I mean, you can chill out and go to sleep. I'll wake you up if I see anything. All right. Cioè, hanno quell'aria tipo scazzata, come se non ci credono, capito? Che poi la maggior parte delle volte fanno una gran figura di merda, perché praticamente i mostri poi ci sono veramente e loro scappano. Cioè, quindi non risolvono niente. Cioè, io dico, perché li chiamano se poi alla fine non risolvono niente? C'è Cestino che già è andato in coma praticamente e Parkinson quasi quasi si sta addormentando perché ha gli occhi semisocchiusi. Si è addormentato anche lui. Avevo ragione, raga, si è addormentato anche lui. Raga, che minchia è quella cosa? Raga, che minchia è quella cosa? Devi andare a fanculo. Ritorna dentro l'armadio. Fidati, ritorna dentro l'armadio e vai a quel paese da dentro l'armadio. Loro non è che si svegliano, no? Cioè, lo dico, ma con le telecamere l'audio non ce l'hanno, non lo sentite? Tra l'altro, sono due esseri. E uno di questi due ha la testa infilata nel sedere dell'altro. Yo, wake up. Questo significa veramente essere una testa di minchia, no, raga? Cioè, quello c'aveva la testa messa nel sedere dell'altro. Dude, what is he doing? What's coming out of her mouth? We gotta go in, bro. Let's go. Let's go inside. Ecco perché urla. Ovviamente ha la testa di una persona nel sedere. E ci credo che urli. Chissà che male. Farà un male cane, raga. Raga, a sto punto ne approfitto. Raga, no, 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 no. Ma svegliati, ma a parte il fatto che si è coricata con tutti i vestiti. Ma dico, poi svegliati. Cioè, non lo senti che c'è uno che urla come un addannato davanti proprio al tuo letto? Cioè, lei tranquilla, dormiva come se niente fosse. Raga, hashtag una testa nel sedere. Scrivetemi tutti nei commenti, raga, quello aveva una testa nel sedere. Ecco perché urlava. Certo, giustamente, secondo me era lui che aveva bisogno di aiuto da Parkinson nel cestino. Cioè, dovevano estrargli quella testa che risiedeva all'interno del suo sedere. Cioè, finisce così. Cioè, praticamente loro estraggono la ragazza e scappano, lasciando quel povero Cristo, quel povero uomo lì, a urlare dal dolore. Secondo me quello gli chiedeva aiuto a loro, o aiuto anche alla ragazza. Urlava, gli chiedeva aiuto perché voleva che gli estraessero quell'altra persona dal sedere. Dai, raga, non riusciva manco a camminare in piedi, doveva camminare a quattro zampe, tipo The Human Centipede. Non so se conoscete il film The Human Centipede, il centopiede umano. E io sono veramente senza parole. Sono allibito quando vedo certe cose. Parkinson e cestino veramente si superano ad ogni video. Fantastico, fantastico.